cominciamo. Intanto complimenti, perché vedendo il film ho pensato molto a voi tre, quindi è uno di quei film dove le voci dei talent fanno molto pensare ai talent stessi, e questo mi ha fatto molto piacere. E volevo chiedervi, qual è il momento più divertente, la battuta più divertente di tutta l'esperienza legata al vostro personaggio? Hanno fatto pazzini, no. Vabbè, quella è pazzesca. Robin, qualsiasi cosa no, dica, però no, non fare come Joker, che sta impazzendo. Alessandro, al Jackie, ce l'ho la mia preferita, però voglio sapere la vostra. Quella è una sicuramente, però a livello di scena è sicuramente quando gli dice, diciamo che al momento non ce l'ho un cattivo fisso. Cioè, che è come una scena tra fidanzati, si stanno lasciando col Joker. E lui che piange, il Joker che piange, mi fa impazzire quella scena lì. Okay. Però la cosa più divertente da fare è stato quei no. No. Cioè, ma è una cosa di un coatto, lui è un coatto. Infatti, guarda, c'era stato il dubbio con Marco Mede, il direttore del doppiaggio, se doppiarlo in romano oppure no. All'inizio avevamo pensato di farlo un po' in romano. È diventata troppo Enzo Cecotti. Esatto. Prego. Ma per me, oddio, forse anche per più la scena, diciamo, quando finalmente gli dice trova il nome con cui chiamare papà, e lo chiama finalmente Papito, e lui dice ma che è? E dice perché papà in spagnolo è mortificato per questa cosa, e che spera che finalmente l'ho trovato, e alla fine lo accetta, perché gli dice vabbè dai, vuol dire un po' pure amico, no? In spagnolo, sì va bene. E quindi finalmente trova questo Papito e rimane Papito. E poi il beatbox, quando abbiamo fatto il beatbox in carcere, vabbè, sono divertito da molto. Wiki wow. E mi fa impazzire. Ha un grande bisogno d'approvazione, Robin. Sì, decisamente. Beh, forse quando tocca un argomento tabù in questi 70 anni di storia di Batman e anche oltre, che è quando chiede a lui ma è tuo figlio, e lui risponde no, e Batgirl risponde ma è molto peggio se non lo è, perché è più equivoco. Ci ho messo un giorno a dire quella battuta, perché per me è più equivoco, è totalmente cacofonico nella mia testa. Tipo li vuoi quei kiwi? Sì. Sai dire li vuoi quei kiwi? Dove vivevamo? E quella io che viene fuori, Jeffy? Ma guarda, quella io, allora, Marco Mette, il direttore del doppiaggio, aveva avuto l'idea di metterci qualcosa in sardo e voleva un'eia, solo che io spiegai allora, ne approfitto per rinverdirlo, che eia vuol dire sì, e lei non diceva mai un sì che avesse un senso, quindi a un certo punto invece nel film il personaggio diceva andiamo, e andiamo si dice a io in sardo, vuol dire andiamo, sia nel senso motorio che esortativo, allora là me l'ha fatto dire, poi hanno deciso di tenerlo, così mi ha detto Marco, hanno deciso di tenerlo. Ma chi? E io ho detto chi? Loro. Io, ma loro chi? E poi non ho più voluto saperne solo niente. Solo loro sanno chi sono loro. Esatto. Gli altri. Ma gli altri siamo noi comunque. Solo loro sanno che sono loro. Solo loro sanno chi sono loro. Ok, bene. Non vi siete mai incontrati, ovviamente. Si va ad Anelli. Tutti separati. Colombe separate. Io Alessandro l'ho conosciuto oggi proprio. È vero. Invece con Claudio ci conosciamo da diversi anni, ma non ci frequentiamo. Meglio che non vi siete visti, perché avreste riso moltissimo, sarebbe stato molto complicato. Perché poi abbiamo visto comunque tutti quanti il film in una sala vuota praticamente, quindi non abbiamo idea di cosa abbia divertito. Io so cosa ha divertito me, come appunto tu dici, ma non so cosa ha divertito la platea, è vero. Che diventa una cosa diversa dal singolo, no? Certo, assolutamente. Adesso non so che te l'hanno fatto, ormai ti stai specializzando, cioè sei diventato ormai Italia, c'è Enzo in Italia, poi c'è le versioni appunto nere e tese di Nolan, ci sei te, Claudio, poi ci sei qui anche adesso. Lo so che siete schizofrenici, lo so che è un attore schizofrenico, ma come vedi tutti questi supereroi adesso? Cioè sei tre volte supereroe. Fammi la differenza, allora, dimmi Batman Bale da Nolan, che cos'è per Claudio Santamaria, mi dici Enzo e mi dici questo Batman qua.
Beh, allora, Bale di Nolan, Batman di Nolan per me è stato un percorso proprio iniziatico vero, così come lo fa lui poi, no? Dal Cavaliere Oscuro, dal primo, da Batman Begins, nel doppiaggio, perché io non avevo mai doppiato un film, un personaggio così per intero, e ho avuto molte difficoltà, infatti qualcosa ridoppierei di quel film. Nel secondo, diciamo, prende più coscienza e così il doppiaggio è venuto meglio, secondo me. Nel terzo, invece, devo dire che il doppiaggio è venuto molto bene. Però, voglio dire, quando doppi un personaggio di un film, non gli fai un'analisi così approfondita come quando lo interpreti, no? Quindi non è... devi prestargli la voce, non è che ti danno un copione prima, non leggi il copione. Le scene le vedi al momento, le fai al momento, cerchi di seguire in maniera... piuttosto di rendere naturale quello che stai facendo, di renderlo, di metterlo sulla faccia dell'attore, di rendere i movimenti, eccetera, eccetera. Il lavoro fatto su questo è un altro tipo di... è Batman diverso, perché comunque ha una voce un po' diversa, sì. È un narciso, piacione, coatto, pieno di sé, proprio non c'entra nulla con l'altro, molto meno complessato, meno complessato, ma molto più infantile poi, sì. Cioè, come dire, rivela, cioè si toglie la maschera pur avendocela sempre, perché si fa vedere che se guarda i DVD da solo in questa mega sala, si guarda Jerry Maguire e ride da solo e poi si guarda vicino per condividere, non c'è nessuno, cioè, come dire, toglie la maschera a Batman pure se ce l'ha sempre, no? Cioè lo fa vedere in una dimensione più quotidiana, più mi fa molta più tenerezza questo Batman qua pupazzetto che il vero, e mentre il lavoro su Gig è stato un lavoro di prove, eccetera, come ho detto anche prima, un lavoro più sulle relazioni poi che su un superpotere, no? Cioè è stato un lavoro di prove intense per rendere credibile un personaggio, per poi rendere credibile lo straordinario che c'è nel film, no? Perché altrimenti, come dire, se prendendo un personaggio molto reale, credibile, mettendolo in circostanze incredibili, tu sospendi l'incredulità dello spettatore, altrimenti non si sarebbe potuto, certo, fare. Quindi, come ho detto prima, il superpotere di Enzo io l'ho visto come un bambino che per la prima volta si alza e impara a camminare e dice, cioè, un superpotere, no? E quello è un superpotere, una, certo, scoperta. Bene. Quindi... bene, domanda finale per tutti e tre. Visto che ha un successo cosmico questo film, e secondo me tornerete come voci, perché torneranno loro come personaggi, come immagini, vi dite un desiderata vostro per ognuno dei vostri personaggi? Magari Batgirl che diventa Batwoman, visto che si incazza abbastanza quando sente in Girl alla fine, o Robin che diventa Joker perché impazzisce sempre di più, come stai facendo te, Alessandro, o Batman alle prese con i serpenti clown. Bellissimo, clown. Io vorrei vederlo. Potreste... qual è il vostro sogno legato a un nuovo Batman, Lego Batman film? Beh, devo dire che sondare nuovi territori nell'ambito dei cattivi è faticoso da immaginare, a meno che di riconnessioni e governi misti, perché comunque si sono già alleati in vario modo, adesso alcuni sono su, un Arkham Asylum, altri sono nella prigione normale, quindi diciamo io auspico una maggior chiarezza sotto il profilo emotivo di questi personaggi, perché ancora non si è capito se Batman è innamorato di Batgirl o Batwoman, che Dio si voglia, o di Joker, che questo dubbio non ci può essere. Quel discorso finale... sulla tra... sessualità di Batgirl, Barbara, odio, sessualmente, secondo te, come sta messa? Beh, Batgirl ha le idee chiare, come, okay, sotto questo punto di vista. È chiaro cosa, anche se devo dire che è lui che le si innamora quando la vede, sì, lei non sembra, sì, sì, però poi questo amore, voglio dire, un uomo che si innamora così poi non fa niente, cioè mi sa che la cosa maggiore che fai è dare una pacca, ma è in modo questo di corteggiare un pupazzetto. Ma aspettiamo di vedere il prossimo film. Ecco, quindi io confido che la donna che abita in Batgirl sia omaggiata come merita. Grazie. No, sul finale su Alessandro. Dai, Alessandro, dimmi che io che a me fa? A me piacerebbe intanto, visto lui non si rende mai conto tanto no, delle sue capacità effettivamente, di fare delle cose incredibili e non realizza veramente, no, di tutto il potere che ha. Quindi mi piacerebbe un attimo, no, nel secondo, magari si rende, quando per esempio a un certo punto dice che farebbe Batman e finalmente dice, no, parla con la voce bassa, finalmente si gode quella cosa lì.
mi piacerebbe, no, vederlo un po' più convinto delle possibilità, e magari, perché no, che magari vederlo pure un po' al lato oscuro per un attimo, capito? Passare da quella bontà estrema a un, che ne so, una presa di coscienza, di, non lo so, capito, una cosa così, un ribaltamento. Claudio l'ha già detto, così, Claudio l'ha già detto, vuole saltare addosso a Gerlo, l'ho detto che il suo personaggio, vedere una famiglia, vedere nella quotidianità, come dire. Una volta ho visto una mostra di foto su i personaggi delle fiabe, tipo Biancaneve, Cenerentola, eccetera, dopo la fine delle storie, che stanno a casa, chi pulisce il pavimento col marito, il principe azzurro con i piedi sul tavolino che fuma, e lei capelli di, così un po', no? Che vedi questa quotidianità di famiglia che sta con lei, che se una famiglia distrutta, capito? Una roba. Ecco, vogliamo vedere così. Batman che spolvera, capito? Esatto, Batman che sparecchia, qua siamo alla, esatto, fantascienza. La fantascienza, proprio. Questo. Ok, speriamo di vederlo, speriamo di sentirvi voi. Grazie, 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 grazie dell'augurio.